visto che faccio parte ancora del gruppo giovani, ancora per circa meno di un mese, visto che tra poco andremo a rinnovo anche del gruppo giovani del manager. Quindi provo anche a rappresentare naturalmente il gruppo a cui appartengo. Sono nominato più di una volta. Abbassaci un attimino, appena appena non mi chiedo che mi si darà altre volte. Allora, intanto è estremamente interessante il convegno. Sull'età media, che è stato fatto notare di un certo tipo, perché i giovani non partecipano sia al sindacato e anche ai convegni, ovviamente qualche riflessione ce l'ho. Perché questi giovani a volte, soprattutto se vogliono fare anche sindacato, a volte mi sembra che siano da configurarsi quasi come dei Superman oppure dei mostri, perché il mondo del lavoro è sempre più complesso, quindi già in azienda abbiamo una complessità straordinaria, abbiamo un tessuto sociale e famiglia, abbiamo sentito parlare di famiglie, giustamente, quale famiglia, punto interrogativo. Forse oggi sono qui proprio perché la mia famiglia sta in un posto e io giro intorno a un altro e non credo sia un caso. Quindi, solo per dire, prendo uno spunto ovviamente da un fatto ovviamente personale, come comunque ci sono delle grandissime difficoltà dei giovani alla partecipazione dei giovani, oltre a quella che gli ultimi che raccontare che venivano dal punto adesso. Quindi altra cosa, sicuramente c'è un discorso di, almeno come considerazione ho apprezzato molto il discorso dell'essenzialità, cioè arrivare all'essenza delle cose. Qui sono dette, cioè una volta forse abbiamo deviato un pochettino dal convegno che era appunto il governo del cambiamento, e allora se lo riportiamo a questo credo che sono state dette delle cose molto interessanti. Il problema è capire sempre, almeno questo è il mio parere, come da tutte queste analisi, si dice tantissime verità, come poi declinarle. Questo credo che sia anche il problema che normalmente noi abbiamo, no? Cioè facciamo tanti come dirigenti di azienda, abbiamo tantissime come dire, analisi, siamo tutti bravissimi a fare analisi, proprio che un manager si distingue anche perché ha la capacità, uno, di sintetizzare, ma soprattutto di fare delle azioni che portano al cambiamento. E quindi, ecco, per ritorniamo un pochettino al discorso del convegno. Questo credo sia uno dei problemi principali, perché poi alla fine la situazione è così complessa, come ci ha raccontato giustamente il professore, che dobbiamo capire come approcciare a questo problema. A volte il pragmatismo che ho sentito nominare un pochettino mi fa paura quando viene declinato, nel senso se parliamo di cose concrete, come se uno tutti i giorni invece chissà che cosa altro fa. Allora, pragmatismo forse, quello almeno a mio avviso, manca un pochettino, è capire intanto veramente l'essenza, poi definire in qualche maniera un piano di azioni e quindi una strategia per portarle avanti, perché le cose sono così complesse che credo che nessuno di noi abbia così dell'azione, una così semplice, geniale, da portarla avanti. Quindi questo qui riporta anche un pochettino ad alcuni problemi che abbiamo come paese, come cultura, perché noi guardiamo appena il giorno dopo, non abbiamo il tempo, onestamente, di guardare un pochettino al di là del nostro naso. Se non guardiamo al di là del nostro naso, vediamo sempre troppo grave. Ultimo, come giovani di Federal Manager abbiamo proposto, Nicola lo conosce benissimo, il nostro progetto anche di riforma di Federal Manager, perché sicuramente è impensabile continuare a rappresentare un mondo estremamente variegato, estremamente complesso, con una struttura che meno male che c'è, però che comunque deve evolvere, perché è impensabile con la complessità, con l'articolazione e anche con l'inerzia che ci sta nel portare avanti una cosa, continuare in questa maniera. È una proposta che appunto è già stata portata a conoscenza, vediamo se riesce a sopravvivere alla complessità della nostra società. Perché le idee ci stanno tante, grazie a Dio, ma la mobilità è sempre un problema, grazie. Ettore Candise. Volevo stupirmi non facendo un intervento, ma invece no, sono caduto. Tolgo lo spunto offerto dal rimando all'etica applicata, quindi alla deontologia, ai comportamenti, e devo dire che
Approfitto per dire che sono rimasto molto stupito dal fatto che Don Sangalli ha detto: ma un giovane come fa a capire se una cosa è giusta o non giusta, se uno non glielo spiega e non glielo dice dal comportamento? Allora citerò dal dialogo Fedro di Platone quello che Socrate dice a Fedro: e quello che è giusto e quello che non è giusto, Fedro, forse ce lo deve dire qualcun altro fuori di noi? Allora io credo che se l'etica fosse applicata ci sarebbe anche la rimozione di quello che è uno dei cancri maggiori della società italiana, cioè il non riconoscimento del merito, perché i collaboratori sono pretoriani o quelli che devono dire quanto sei bravo o quanto sei bello. Se si applicasse un comportamento etico si riconoscerebbe il merito delle persone e ci sarebbe il ricambio. Grazie. Vai Claudio. Prego quelle che sono rimaste di non muoversi, anzi chiudiamo le porte, se saremmo veramente giù, sappiamo dovrebbe sprecare. Una riflessione telegrafica, credo che dovremmo uscire da piccola consapevolezza di aver acquisito gli elementi di riflessione utili e di tornare con il proposito di fare qualche cosa di utile e di positivo per la nostra associazione. Di tutto credo che abbiamo capito, ma non questa penso che sia una consapevolezza diffusa da tempo, che niente sarà più come prima, che viviamo in un mondo che sta rimettendo in discussione tutte le sue regole, un mondo sempre più complesso, dove però effettivamente io penso il ruolo del manager deve essere quello di ridurre la complessità e trovare soluzioni originali, e cioè la manager sta proprio questo, non trovare la sintesi rispetto alla complessità, questo è poi il ruolo del manager. E quindi da questo punto di vista c'è un ampio spazio in una società come quella italiana dove effettivamente la complessità del tessuto sociale, anche la complessità della normativa impone degli sforzi a volte straordinari alle imprese, quindi questo può esaltare assolutamente il ruolo del manager. La nostra associazione deve tenere conto di queste situazioni di crisi e quindi effettivamente noi all'interno della nostra associazione, come la società italiana, ci sono tutti le varie generazioni. Noi siamo, il Federmanager si basa essenzialmente su un patto generazionale, quindi da questo punto di vista credo che le varie generazioni di manager si possono compiere all'interno della stessa associazione trovando una sintesi, ed è questo il compito degli organi dirigenti, una sintesi tra le varie esigenze. Fra l'altro il fatto di che diverse generazioni convivano all'interno di un organismo fa sì che si possano trasmettere valori ed esperienze che altrimenti andrebbero perdute. Direi che io sono d'accordo che i giovani debbano avere, io so, anch'io sono un padre, una figlia che si sta affacciando al mondo del lavoro, quindi sono d'accordo che i giovani debbano avere il loro spazio e quindi dobbiamo fare di tutto. Credo che questo problema, ne abbiamo parlato del lavoro dei giovani, abbiamo parlato in un precedente intervento, ma questo fa sì che soltanto se noi rispondiamo anche al valore della seniority, perché i giovani devono affermarsi in un mondo che comunque abbia dei valori e soprattutto un passato e una tradizione culturale. Quindi il nostro compito sarà nei prossimi mesi, nella prossima anche consigliatura del sindacato romano, far sì che i giovani dirigenti e i dirigenti più anziani, come dico io, diversamente giovani, possano convivere trovando una sintesi, soprattutto un ruolo più incisivo sia nella società e nella società che rispetto alle nostre istituzioni, in primo luogo la Regione Lazio, che è il nostro interlocutore principale, e più che altro rispetto alle aziende. Quindi soprattutto una cosa, qui nessuno è esente da critiche, perché spesso sento la bellezza di questi convegni che tutti quanti vengono a rinunciare a teorie, ma credo però anche il mondo della finanza abbia comunque in Italia grossissime responsabilità, perché per esempio non ci dimentichiamo che molte giovani imprese stentano ad affermarsi perché manca in Italia il venture capital. Provate voi, per esempio, se Steve Jobs vivesse in Italia nessuno avrebbe dato una lira o un euro, quindi ognuno. Ecco, il problema è questo, che effettivamente tutti quanti dovremmo pensare, questo aveva ragione Kennedy, pensate a voi quello che potete fare per il proprio paese.